una scarpa molto veloce per correre un trail, una torcia per illuminare a giorno, correndo di sera, un podista amatore che deve correre la maratona e vi diremo alla fine quale sarà. Ecco comunque la storia del Trail delle Mura a Verona e per capirlo, come al solito, partiamo dall'inizio. Allora ragazzi, si torna finalmente a gareggiare. Indovinate dove? Vi faccio vedere solamente questo posto. Vediamo se indovinate. Se non riuscite, ve lo dico subito. Mi trovo a Verona. Una piccola gara, un urban trail di 17 km di ASICS. Potevo non partecipare. Piccola vacanzina con famiglia. Sono arrivato giovedì per riposarmi, ma effettivamente non è stato così perché con famiglia ci siamo girati tutta Verona e avrò fatto forse 100 km a camminare, quindi sono già stanco come sempre. Dai, no, scherzo. Allora, caldo, tanto caldo. Oh, vediamo un po' questa gara cosa combinerò. Seguitemi, adesso vado a ritirare pettorale. Ovviamente ci sono tutti gli amici di ASICS che vedremo durante il video. Pazzi come me, ragazzi, veramente pazzi. Siamo arrivati qui al ritiro pettorale. Piazza San Zeno, è questa? Sì, Se sei esperto? siamo qui, Oh. siamo qui. Piazza San Zeno, ragazzi. Adesso ritiriamo il pettorale, facciamo un po' di caciara all'uso nostro e poi subito, subito. Si parte per la salita. Ragazzi, questi sono gasatissimi. 17 tutti 17 km. Let's go, let's go. La fortuna in questa gara è che abbiamo anche lo stand di ASICS, dove ci sono i brand trainer che ci possono spiegare gli ultimi modelli di ASICS e in questo caso ci faremo spiegare come funziona la Meta Fuji Trail. L'ultima annata in casa ASICS Trail, una scarpa che trae ispirazione dalla Meta Speed, quindi una scarpa già apprezzata, conosciuta, soprattutto per la sua velocità e reattività, ma è stata, se vogliamo, evoluta per adattarsi alle necessità del mondo trail. Quindi le principali differenze riguardano la tomaia, quindi una tomaia rinforzata con un materiale che si chiama Pebax Yarn, un filamento plastico che rinforza la tomaia, ma la lascio allo stesso tempo leggera e resistente. Abbiamo evoluto anche l'intersuola, quindi un'intersuola che è composta da due strati di materiale, lo strato superiore in flight foam turbo, leggero, reattivo, esplosivo, lo strato inferiore in flight foam blast plus, leggermente più denso, quindi più adatto ad essere a contatto col suolo. I due strati sono, diciamo, comprendono al loro interno una piastra in carbonio che è stata adattata alle necessità del trail, quindi è stata intagliata per renderla più aderente alle necessità dei movimenti laterali, molto più frequenti sullo sterrato nel mondo trail più che sulla strada. L'ultimo aggiornamento riguarda infine il battistrada, realizzato sempre con mescola ASICS Grip, magari lo vediamo così, c'è più contrasto. Mescola ASICS Grip, riconosciuta e apprezzata tecnologia ASICS, soprattutto in condizioni di bagnato, con la particolarità di essere stata evoluta con un trattamento anti-clog, anti-fang, quindi un materiale che tende a respingere l'accumulo di fango e quindi questo migliora ovviamente la trazione, la sicurezza e anche la velocità sui sentieri. Perfetto. Ci Mi sembra di aver parlato di tutto. tocca correre Tocca solamente. provarla, provarla per provare questa sensazione unica, nuova e sicuramente molto aderente alle necessità di chi vuole esprimere il massimo della velocità anche sui sentieri e sui terreni sterrati. Perfetto. Abbiamo detto tutto? Hai detto tutto. È stato un piacere. Buone corse. Siamo quasi pronti. Con bel po', 25 minuti, insomma, ci stiamo riscaldando come i veri runner. Guardiamo gli altri. Vediamo come va. Ci vediamo tra un po' la marchetta.
Ciao ragazzi! Allora, siamo al primo chilometro. C'è la salita e si parte dal primo ponte e attraversiamo l'Adige. Ah, fantastico e suggestivo posto. Mi fermo qua perché non ce la faccio più a parlare. Siamo al quasi quinto chilometro. E il primo ristoro è andato. È un caldo esagerato, una bellissima salita. E si ritorna, dai. Posto veramente suggestivo. Qua sento delle voci che dicono che tra un po' ci sarà una bella discesa. Speriamo, perché ce la faccio più. A dopo, dai. Ed eccoci qui al sesto chilometro, con un bel pezzo, finalmente trail in notturno. E ci siamo. Fa un bel freschetto, finalmente. E si va alla grande. A dopo. Spero che si vede qualche cosa. Non so più dove mi trovo. Mi sono perso. Per fortuna ci sono altri run. Mamma mia, sono in mezzo ai boschi. Vediamo un po', sono al decimo chilometro, quasi undicesimo, e per adesso fila tutto liscio. A dopo. Allora, facciamo il video adesso che c'è luce. Prima proprio zero. Allora, vediamo un po', sono quasi 12 chilometri, si ricomincia con un'altra bella salita e andiamo avanti, dai ragazzi. Paesaggio veramente stupendo, mi sta piacendo veramente tanto. Andiamo avanti che tra un po' ci sarà il secondo ristoro e non vedo l'ora di bere. Appena finito il ristoro del 12esimo chilometro, mi guardo un attimo il panorama, perché ragazzi è qualcosa di stupendo. Niente, devo andare là, ecco. Mancano 4-5 chilometri. Andiamo su, non ci fermiamo anche questa volta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Mancano gli ultimi metri e siamo arrivati. Eccoci qua, e questo è l'arrivo. Dai, dai, dai! Quei festeggiamenti, come avete visto, sono durati per tutta la notte. Come ogni cosa bella, purtroppo c'è un inizio e c'è una fine, e si torna a casa e appendiamo questa fantastica medaglia, l'appendiamo e pensiamo subito al prossimo obiettivo, che sarà la maratona di Varsavia fine settembre. Quindi ragazzi, vi aspetto, vi faccio un nuovo video sulla maratona di Varsavia. Alla prossima!